Comandante, una giornata e una mattinata insomma ricca di eventi, di momenti importanti per la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto, arricchita dalla presenza dell'ammiraglio. Sì, una mattinata molto importante dove c'è stata l'inaugurazione di un'area ai marinai dell'isola di Ischia e al Corpo delle Capitanerie di Porto, manifestazione voluta sia dal Comune di Ischia con il dottor Ferrandino, il sindaco, e dell'Unione Nazionale Sottufficiali d'Italia, e a cui ha partecipato anche il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Pettorino. A Forio un appuntamento con il quale ovviamente approfittate anche per mostrare le attività che in questo periodo aumentano sull'isola, non solo a Forio ovviamente, è l'occasione con l'ammiraglio per fare il punto della situazione sulla vostra attività. Sì, certamente, siamo venuti anche qui a Forio per vedere il nuovo ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Forio, che ha subito importanti lavori di ristrutturazione in tutto quello che è il waterfront del lungomare del Comune di Forio, grazie anche all'amministrazione comunale e al dottor Del Deo, il sindaco di Forio. Sicuramente sì, abbiamo anche approfondito tutte le tematiche che riguardano il mare con la nuova stagione estiva che ormai è già iniziata e con l'inizio dell'attività di mare sicuro, dove andiamo ad incrementare l'attività di controllo e vigilanza in mare con numerosi motovedette e battelli pneumatici che tutto il giorno sono nelle acque dell'area marina protetta e del circondario marittimo di Ischia. Questo dei lavori qui nel porto è un momento importante. Ringrazio l'amministrazione comunale e anche il sindaco Francesco Del Deo per questa attività e questo impulso che ha dato alla risistemazione del porto, che io credo sia fondamentale, perché il porto è il luogo di arrivo delle persone che vengono da fuori e accoglierle con una struttura come quella che verrà da qui a poco realizzata e completata nel porto è fondamentale per dare un'idea di una città accogliente, di una comunità pronta a ricevere e di un luogo dove si potranno trascorrere giorni in serenità e tranquillità. Ecco perché questi lavori, questo rifacimento della struttura portuale era necessario e ovviamente a noi fa molto piacere il fatto che si possa dare anche adeguata collocazione agli uffici della Guardia Costiera. Ammiraglio, a proposito di lavori, da Ischitano anche sulle infrastrutture portuali crescono i flussi turistici in maniera importante in estate e i porti, insomma, se non adeguati rischiano di diventare anche pericolosi per chi arriva e per chi parte dall'isola. Ma la sicurezza dei porti è fondamentale perché i porti sono il luogo dove arrivano e partono le navi. È necessario che queste manovre avvengano sempre nella massima cornice di sicurezza ed è per questo che noi impulsiamo continuamente tutti gli organi competenti a realizzare le migliori infrastrutture possibili nei nostri approdi.